Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati su Ark Survival Evolved, che poi in realtà tra poco dovremo abituarci a chiamarlo Ark Ascended. Non so se avete visto la nuova immagine caricata sul sito ufficiale di Ark, la prima foto scattata nel gioco di un raptor, e devo dire che è davvero molto molto bella, signori. Avete visto quanto sono dettagliate le texture, quanto è fatto bene il modello del raptor? Spero solo che non lo facciano troppo pesante il gioco, se no mi toccherà vendere un altro rene per migliorare ulteriormente il PC, che già un rene l'avevo venduto per la 4090. Comunque, prima di iniziare l'episodio vi faccio vedere una nuova mod che ho installato. Non aggiunge né creature nuove né oggetti, è una semplicissima mod, ma è anche una mod molto OP a mio parere, e si chiama Creatures Finder Deluxe. Ed è una mod che praticamente ci fa vedere dove sono le creature sulla mappa, il loro livello, le loro coordinate, eccetera eccetera. E voi direte, porca miseria Nordic, come ti sei rovinato? Una volta eri un classico tranquillo giocatore vanilla. Lo so ragazzi, ma avete rovinato voi, sappiatelo. Allora, la mod funziona così. Da computer ovviamente, perché voi della console, mi dispiace, ma siete tagliati fuori e adesso starete imprecando, immagino. E Shift F8 attiva questa bellissima schermata. Sulla sinistra troviamo tutto l'elenco dei dinosauri presenti nella nostra mappa. Possiamo anche filtrare i dinosauri in base al fatto che siano volatili, pesci, terrestri, eccetera eccetera. Qui a destra possiamo scrivere direttamente il nome della creatura e possiamo anche filtrare per genere, maschio o femmina, se possono essere addomesticati o no, e addirittura anche il livello. Possiamo mettere il livello che vogliamo cercare. Questa sotto è la nostra mappa, la mappa di Valghero. Credo che funzioni ovviamente su tutte le mappe ufficiali di Ark, non so se funziona anche su quelle moddate, ma vi faccio vedere un esempio di come funziona. Allora, ci sono anche le creature della mod, quindi ad esempio possiamo selezionare il nostro bellissimo Brachiosaurus. Qui in alto andiamo su Click Here to Search e inizia la ricerca. Ecco qua, guardate quanti bei brachiosauri che pascolano nella mappa di Valghero. Qui a destra c'è tutto l'elenco delle creature e parti dai livelli più alti. Vedete, c'è un 145 attualmente sulla mappa, poi un 140, 235, eccetera eccetera, fino ai livelli più bassi. Andiamo a vedere ad esempio Acrocantosauro, andiamo su cerca. Ok, ce ne sono pochi sulla mappa, vedete, soltanto 4. Attenzione, c'è un livello 140, attenzione. Se noi volessimo filtrarli questi risultati e dire voglio soltanto i livelli da 140 in su, lo scriviamo qua, rifacciamo cerca e ci lascia soltanto quello di livello 140. Chiusa questa schermata, in realtà ci abbiamo anche l'indicatore di dove sta il dinosauro, vedete? 3700 metri c'è il nostro Acrocantosauro. E premendo di nuovo F8 la possiamo eliminare sta cosa, vedete? L'attiviamo e la disattiviamo. Molto interessante questa mod. La proviamo perché andiamo a catturarci un'altra creatura della mod Ark Additions, e cioè il Ceratosaurus. Allora, in realtà questa creatura non è che mi piaccia tantissimo, ho visto un po'. E non è assolutamente ai livelli dell'Acrocantosauro e del nostro amico alligatore qua, che sono due creature veramente spettacolari. Il Ceratosauro, sì, c'ha qualche abilità, soprattutto curativa, ma non è che sia tutto sto granché. Per poter catturare il Ceratosauro, innanzitutto a livello 75 sbloccate l'engramma fondamentale per l'addomesticamento, e cioè il cocktail di emoglobina. Eccolo qua. L'ho già sbloccato e ho sbloccato anche la sella del Ceratosauro, sempre a livello 75. Questo cocktail praticamente lo possiamo fare nel nostro inventario, l'inventario personale, e si fa con spine velenose di Ceratosauro, narcotico e sacche di sangue. Le spine le prendete molto facilmente uccidendo i Ceratosauri che incontrate selvatici nella mappa. Io, siccome ne ho seccati parecchi in questi episodi, ho accumulato un bel po' di spine in realtà, ce ne ho tipo 59, eccole qua. E altro ingrediente importante, vabbè, oltre il narcotico, sono anche le sacche di sangue. Ora, queste può essere un problema farle, perché se non c'avete il Desmodus, il pipistrellone di Fjordur, praticamente dovete sbloccarvi la siringa a livello 6, eccola qua, e fare un bel po' di prelievi al vostro personaggio. Infatti vedete che la signorina nordica è più bianca del solito oggi, perché ha donato parecchio sangue. Fatto ciò, possiamo finalmente crearci il cocktail. Vai. Ok, perfetto. Poi, visto che ci siamo, chiaramente ci creiamo anche la sella. Quindi metallo, fibra e pelle. Per addomesticare il Ceratosauro bisogna portare una nostra creatura addomesticata, fargli mangiare quel cocktail che abbiamo preparato e poi far mangiare la nostra creatura al Ceratosauro. In realtà basta che gli fa danno e non è che la deve uccidere.
se la deve smangiucchiare, diciamo. Per questo è importante portare una creatura che abbia parecchi punti vita, se la volete far durare. Il ceratosauro, a forza di smangiucchiarsela, insomma, diventerà piano piano ubriaco di quel cocktail. Quando raggiunge il 100% di ubriachezza, possiamo addomesticarlo. Insomma, le creature di questa mod, signori, hanno tutti i sistemi particolari per l'addomesticamento, ed è una cosa che in realtà mi piace, eh. Mi piace, ma la rende anche, insomma, complicata a volte da fare. Allora, Vivernuccia, a te ti metto un punto sulla salute. Voi direte, dove stai andando? Sto andando a prendere la creatura che ha più salute di tutte, e cioè la nostra amica Brachiosaura. Guardatella che roba, voglio a mangiare. Tu oggi mi servirai parecchio. 32.000 di salute. Quindi direi proprio che fa il caso nostro. Innanzitutto ce la incapsuliamo. E l'ultima cosa, signori, giustamente è il cibo per addomesticarlo. Allora, in realtà lui avrebbe bisogno delle crocchette normali, quelle semplici da fare, quelle blu. Non avendole, ci prendiamo le nostre, che tanto ormai facciamo sempre queste, quelle straordinarie. Ma se dovessimo recuperare della carne di montone o della carne pregiata, gli do quella, chiaramente, perché andiamo a risparmio. E ovviamente, signori, allora, visto che abbiamo installato la mod, la utilizziamo subito per cercare il ceratosauro perfetto. Quindi andiamo su ceratosauro. Dove sta? Eccolo qua. Cerchiamo in tutta la mappa. 106 creature trovate. Madò, quanti ce ne sono? Vediamo un po'. Ci sono due livelli 150. Interessante. Andiamoci a vedere solo quelli. Mettiamo filtro per livello 150, così ci indica soltanto questi due. Ah, stanno pure vicini tra l'altro, fra di loro. L'indicatore ci mostra bene la loro posizione, 3000 metri. E si parte. Vai. Quando ci sono diverse creature che abbiamo, diciamo, individuato, con i tasti F6 e F7 possiamo cambiare obiettivo, vedete? Ci fa passare dal primo ceratosauro al secondo. E come vi dicevo all'inizio, col tasto F8 invece levate l'interfaccia. Quindi va bene, andiamoci a vedere questo che è il più vicino. Maschio di livello 150. L'ideale sarebbe stato anche farsi una trappola per sto ceratosauro, però giochiamo proprio così, senza troppi impegni. Allora, qui c'è una sella per rana diavolo. Allora, vediamo un po'. Mazza, sta proprio in mezzo alla boscaglia questo. Ci andiamo. No, Deuterium. Non ci volevano questi vicino. Allora, blocchiamosi un attimo qua. Vediamo un po' che statistiche c'ha questo qui. No, la viverna mi interessa lui. Allora, se vabbè, signori, 16 livelli in danno. Ma è pietoso, praticamente. È orrendo. 16 livelli in danno non merita la nostra attenzione. Quindi, viverna, ce lo secchiamo subito. Dove stai? Allora, ti è qua. Ti è. Peccate questo. Piccola congelata. Ok. Smangiucchiato. Aspetta che c'è un micro raptor schifosissimo e lo voglio assolutamente seccare. Beccate questo. Scusate, ma micro raptor, c'è proprio una specie di odio reciproco. Uccidendo il ceratosauro, vedete, abbiamo preso 8 spine velenose dalla sua schiena. Quindi, insomma, come avete visto, è molto facile recuperarle. Ok, quindi niente, andiamoci a vedere il prossimo. Sempre livello 150, 800 metri. Vai. Questa mod è utilissima, per carità, eh. Se ci avete poco tempo per cercare le creature, vi aiuta tantissimo. No, vabbè, signori, ma guardate dove sta sto ceratosauro. In mezzo a sti Deuterium, brontosauri. Aspetta che proviamo. Proviamo ad attirarlo. Tocca allontanarlo da qua, ma sarà difficile. Allora, ok, via, via. Bravo. Vieni da noi, viverna. Resisti. Resisti. Qua mi sembra un attimino più tranquillo. Sapete che io mi devo preparare bene il campo da battaglia prima di fare le cose. Che sta combattendo con gli stegosauri, ma dovrebbe tranquillamente vincere lui. Noi ci liberiamo il brachiosauro. Ok. Gli facciamo mangiare questa, il cocktail. Vai. Perfetto. Fuggiamo sulla viverna. Via, 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 via. Ok.
Perfetto, vedete? E lui inizia a smangiucchiarsi il brachiosauro. Come potete vedere, gli esce scritto drunk, cioè ubriacamento, e sta aumentando, vedete, 10%. Più smangiucchia il nostro brachiosauro e più si ubriaca. 15%, perfetto. E, ovviamente il bracchio ha tantissima salute, quindi non ci morirà mai. No, vabbè ragazzi, 32.000 di salute, ha voglia. Aspettiamo che lui diventi completamente ubriaco e poi si può addomesticare. No, 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 Rex, Rex, non venirmi a guastare le cose. No, è inutile che ruggisci. E ecco. Fammo fare pure questo. Ok. Vedete Ark subito come ha provato a fregarmi. Allora, cosa buona è che il ceratosauro non è attratto dalla viverna, vedete? Che evidentemente è un carnivoro troppo grosso per lui. Ed è più attratto dal brachiosauro. Beh, ovviamente. Volete mettere i cosciotti del brachiosauro? Allora, 72% di ubriachezza. Ok. Vai così, amico mio, continua. Non mi ricordo bene i livelli, se li avevo visti. 25 livelli in danno. Ok, ok, questo va bene, sì. E 26 in salute. Ah, purtroppo 18 livelli in stamina, un po' poco. È finito di smangiucchiare il mio brachiosauro? Vediamo un po'. Ok, sì, 100% ubriaco. Vedete, adesso praticamente ha perso interesse e cammina tipo zombie. In fondo si è ubriacato, non è che... E gli diamo le crocchette adesso. Vai. Sfama con crocchetta. Perfetto, gli abbiamo fatto 15%. Ma vabbè, ma che spettacolo, si è pure incastrato sul brachiosauro. Così rimane fermo. Ark, mi hai voluto fare un regalo stavolta, grazie. Hai visto che mandare il Rex non è servito e hai detto questo è troppo forte, fammelo aiutare. Se lo merita. Niente, signore, adesso è tutta questione di attesa. Avendo seccato il Rex ci abbiamo anche carne pregiata, vero? Sì. Io quasi quasi gli do la carne pregiata, signori, perché non voglio sprecarci troppe crocchette con questo. Proviamo, va, vediamo se ci ripermette di dargli da mangiare. Ancora no. Vabbè, deve calargli il cibo, ovviamente, come tutti i timing passivi. Ok, carne, vediamo un po'. Da 15 è passato a 21. Insomma, ci mettiamo molto di più così, eh. Vabbè, da tanto le crocchette le facciamo abbastanza velocemente, quindi diamogli le crocchette, signori. Ok, allora aspetta che il bronto si è pericolosamente avvicinato. Diamogli un'altra crocchetta. Ok, andiamo a sistemare la situazione qua. No, 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 no. State buoni, buoni. Tu, vattene via. Ma no, mannaggia. Eccola là. Allora, aspettate. Aspetta un attimo che questo mo ha dato un paio di codate. Non vorrei che abbia preso il ceratosauro. L'ha preso, sì, l'ha smosso, vedete? Gli ha fatto perdere efficacia di timing. No, in realtà no. Però ce l'ha disincastrato. Va abbastanza piano, quindi non è che si allontana tantissimo. Allora, altra crocchetta, siamo a 53%. Denudiamo la signorina nordica che sta morendo di caldo. Non vorrei che sta cosa attragga ulteriori creature, però purtroppo, signori, va fatto. No, 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 non vada di là. Non ci vada di là che c'è brutta gente. Ecco, girate. Stai qua, buono, tranquillo. Altra crocchetta. Ok, addomesticato. Eccolo qua, signori. Perfetto. Allora, rimettiamoci tutto nell'accrio adesso, a lui anche, e ce ne torniamo allegramente in base. Vai. Guardate che carino. Anche questo ha fatto molto molto bene. C'ha un sacco di spine attaccate lungo tutto il corpo. Molto carina anche la sella. Guardate che corde lunghe che c'ha, molto particolari. Allora, il ceratosauro innanzitutto è molto veloce. Perché? Man mano che corriamo, in basso, vedete, si carica una barra
di velocità. Un po' tipo il Landris Arcus, no? Fjordur. E quando supera il 75% di velocità, praticamente inizia a rompere anche le cose che incontra, tipo le rocce, gli alberi, eccetera, eccetera. Guardate che spettacolo andare in giro con sto coso, signori. Proprio velocissimo. Tiè. Poi va anche interrapata in realtà. Cioè, se freniamo all'improvviso e ci giriamo, vedete? Ah, guardate che spettacolo. Bellissimo. E questo è per quanto riguarda la corsa. Poi, tasto sinistro è il suo attacco principale. Il morso. Eccolo qua. Vediamo quanto infligge. Beh, non male, signori. 106 ed è un attacco molto veloce anche, eh. Vabbè, questo è uscito anche con un bel danno da mischia già di base. Però comunque è un bel attacco. Allora, ma la particolarità del Ceratosauro è un'altra, e cioè che infligge un danno particolare attraverso le sue spine. Questo attacco si fa con il tasto destro, che fa sia la testata che la codata, ed entrambi gli attacchi infliggono un particolare status alle creature nemiche. Questo effetto praticamente fa sì che man mano che le mangiamo ci guariscono, anzi in realtà guariscono tutti i carnivori nelle vicinanze. Ora vi faccio vedere, ad esempio, attacchiamo questo triceratopo con l'attacco secondario, quindi tasto destro. Ok, vedete si fa quella nuvoletta rossa attorno a lui? E poi è uscito il numero 52, vuol dire che abbiamo recuperato 52 punti di salute. È come quegli attacchi della viverna del sangue, insomma, che succhiano la salute alle creature nemiche. Che voi direte, beh, 52 è poco, che ce fai alla fine? È vero, ma è un attacco che si accumula man mano che l'attacchiamo, quella creatura. Quindi, ad esempio, se 10 ceratosauri attaccano una stessa creatura infliggendogli quell'effetto, il valore dei punti vita ripristinati è molto più alto. Questa cosa fa sì che il ceratosauro potrebbe essere una valida aggiunta ad un esercito contro i boss, perché è un effetto che funziona contro i boss anche, signori. E il fatto che guarisce tutti i carnivori nelle vicinanze, quindi guarirebbe ad esempio anche i nostri rex o gli acroccantosauri, se sono vicini, inizia a farlo diventare una creatura bella utile. Comunque vabbè, non così male, dai. Pensavo peggio, ma in realtà questa caratteristica che ha potrebbe essere utile. Ok, mangiamo se sto coso adesso. Andatevene via. Ma che volete fa? Chi è? Guardate come si spappolava. Mi piace anche questo. Non ai livelli degli altri due, ma è interessante. Ora, rifacciamogli prendere la sua velocità massima. Vai, mamma mia ragazzi, ma diventa una specie de Ferrari sto coso. C'ha pure un attacco potente quando sta correndo. Cioè tipo se schiacciamo il tasto destro, ecco, vedete che capocciata che gli ha dato? E in teoria non perde velocità. Ora l'ha persa perché mi sono infrociato sulle rocce, ma a livelli alti dappertutto, tranne che su velocità e torpore. Cioè sembra tipo la creatura perfetta, praticamente. No, vabbè, ma guardate le zampette, che carine. Gli manca un dito qua, però, o sbaglio? Qui c'era nelle acque anche una tartaruga bella grossa, sempre della mod. Una creatura che si nutre delle meduse. Praticamente ci va a caccia, è immune. È molto bella, devo dire. Mi piacerebbe catturare anche quella. Adesso, visto che abbiamo la mod, ve la faccio vedere se la troviamo nella mappa. Allora, si chiama Archeo qualcosa. Dove sta? Archelon. Oh, Archelon. Eccola qua. Allora, andiamo su cerca. C'è un livello 140, maschio. Vai, selezioniamolo. Vediamo un po' dove sta. Dove sta? Oh. Ah, è qua. 1500 metri. Andiamo a vedere, signori, se riusciamo a beccarlo al volo. Ok, poi ci facciamo chiaramente anche la muta, perché se no con l'ossigeno siamo messi male. Eccola là. No, la stanno mangiando. No, non ve la mangiate. Non ve la mangiate, che devo vederla un attimino. Signori, se la stanno spappolando. Eccola là comunque, quella. Possiamo provare a difenderla, ma mi sa che è una creatura che in teoria dovrebbe stare in posti più tranquilli, non certo circondata dai megalodonti. Anche se non so se effettivamente riesce a difendersi, eh. Ah no, 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 aspetta, non posso fare il morso, sennò becco a tutti qua, anche a lei. Quanti? La stanno divorando. Niente, se la sono mangiata, signori. Se la sono mangiata perché effettivamente è cioè una creatura abbastanza indifesa. È molto bella, ma messa così in questo bioma dura poco.
Infatti avete visto, ce n'erano solo due nella mappa, perché probabilmente se le pappano. Però, vabbè, magari c'è un modo per intrappolarla e addomesticarla tranquillamente, vedremo. Questa è in difesa e sa famo fuori. Tiè! Ok, vai, via, 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 via. Arrivano le altre. Ok, vai, questo parcheggiamocelo qua. Tanto lo usiamo quasi esclusivamente in acqua. Ormai, per questo episodio è tutto. Io vi ringrazio come sempre per la visione. Vi invito a lasciare un bel like ed iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao ciao!